Ciao a tutti! Guardate, guardate! Sono arrivati i ping-pong! Adesso giochiamo! Guardate che cala! C'è anche il campanello vero che va! Volete sentire? Sentite? Adesso partiamo, giochiamo! Questo e poi questo perché ognuno ha la sua casa e entra dentro. E poi suona il campanello. Aspetta che metto tutti qui davanti, dietro alla porta che loro suonavano il campanello. Anche la sirenetta. Tutti dietro alla porta. Arrivano da qui. Sono stati in giro. Sono stati vicini lì al bosco, quindi erano da poco arrivati. Sono arrivati gli ospiti. Apriamo la finestra. Chi è? Siamo noi. La porta. Era la porta magica, si apriva da sola. Che fortuna. Si apriva. Entrano tutti. Un pochino ci cadono. Vi dico che non riescono a entrare tutti. Allora li metto tutti qui. Che ne dici di andare a fare Che ne dici di andare a guardare i cartoni fuori? Sì! E il piccolo pulcino veniva a bere un po' di acqua. Beve. Li ridava. O metterà in cucina. Perché questi stanno in cucina. Qui, nel frigorifero. Caduto! Il tè che cade. È un po' birichino questo tè. Qui. Si rompe. Lei è qui perché vedete che è disegnato? Perché si rompe sempre! Birichine! Sirenetta è questa casa, perché vedete che è tutta fatta di mare, con granchio, con cavalluccio marino. Vedete? E lei sta a guardare i cartoni, quindi lei è qui. Perché cade? Quanto può cadere? Qui c'è il barbecue e la sirenetta, una sirenetta principessa, una sirenetta regina. È caduto! Si gira la faccia. Aspettate un po', che questa sirenetta non è un po' dritta.
sempre questi capelli. E sto iniziando a giocare e i capelli cadono. Eccola, vedete? Vedete? Adesso lei faceva il bagno. Cade questa vaschina. Ma sapete che le femmine sono assolutamente delle femmine. Le femmine hanno sopra dei fiorellini. Questi. Qui. Poi questa andava a fare un bagno. Si toglieva, ma prendeva qualcosa da fare il bagno. Sì, ottimo! Il telefono serve per lei, per chiamare. E poi, ma prima serve una piccola spugnetta. Ce n'è già un telefono. Ciao amici, adesso vi mando a giocare e per adesso abbiamo finito. Ciao! Alla prossima!